Allora, ciao a tutti, ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutte le creatrici, ciao a tutti. Sono viva, ci sono, non sono morta. Video spero veloce perché non ho molto tempo e già mi fa caldo, ormai è una costante praticamente. Se mi sentite parlare un pochino strana è perché ho una stomatite sulla lingua e quindi mi fa malissimo quando faccio la R e la S. Anzi, la S non tanto, ma la R che mi fa un male cane. Quindi, vabbè. Allora, la fotocamera l'ho messa un po' in una posizione di fortuna. Ora ci sarà Giulietta che vuole intervenire. Giulietta, può intervenire? Amori, vuoi salutare? Vieni. Allora, siccome tanto, se no, non ci darà tregua. Eccola! Ciao, Cippa! Diglielo, ti ho levato una purce oggi, diglielo. Una purciarella. Vero, amore, una purcina. Ma non è un amore. Ora a inizio video vi metterò un pezzettino che gli ho fatto oggi, che è meraviglioso, meraviglioso. Va bene, ciao Giulia. Ciao ragazzi, introduzione super veloce per farvi vedere Romeo che mi ha praticamente si è impossessato del mio letto. Che era rifatto praticamente. No, voglio dire, ma guardate che ciccia. Cioè, non è un amore veramente. Ha aperto un occhino perché sa che si parla di lui. E guardate quest'altra dov'è. Scusate, disonesta, gelosa, gelosa, tipa. Guardate, guardate che geloso. Ecco la mia gelosina. Faccio dare un saluto da Romestolino. Romeo, faccio un saluto su. Che sbadiglio! Amoroso! Guarda che esoso! Sarà un esoso questo gatto, sì, che è un esoso! Saluta Romeo, saluta! Giulietta! Romeo ci fa un saluto? Romeo? Amore! Guardate lei che è gelosa, quanto è gelosa! Quanto siete gelosi? È un amore vero, sono un amore veramente. Oh, mi dà baci. Va bene. Basta, tanto ora è l'ora di pranzo. Vediamo che fanno ora, si danno i bacini. Ma guardate che bellezza. Oh, che amore. Vabbè, potrei stare a registrarli per praticamente tutto il giorno. Va bene, ciao ciao. Tina, su, aria. Allora, siccome dovete sapere che mi escono dalla finestra, anche se io ho le grate, però siccome ho un tettino e poi ho un tettino semi-alto, allora Giulietta, no però, cioè, te le orte, se no sembra fatta apposta. Vieni qui. Forza, stai lì ferma. Buona che il cavalletto sta in piedi con lo sputo. Ferma. No, no, non ti ci tocca. Ecco, io lo sapevo. Amore della mamma. Su, ferma un pochino. Vabbè, non ci si può fare. Allora, sventoliamoci che mi tocca. Oh no, Giulietta, ora ti do uno schiaffo. Mettiti un pieno ferma. Ma che è possibile? Strusciarsi alla videocamera, che c'ha la videocamera di particolare che ti piace tanto? Vuoi scendere, amore? No, hai smesso di strusciarti? Sì, che mi devo sventolare ora, sì che mi fa caldo. Mettiti giù, giù, appropinquati qui, abbassa questo culo, su, ecco, benissimo. Mi sono toccata, meravigliosa. Allora, quando do bacio a lei, mi rimane sempre quelli sul rossetto. Vabbè. Questo rossetto rosso è spettacolare. Allora, non so se sembrerò così bianca anche quando lo pubblico, però mi sono messa in farda, mi sono un po' sistemata. Vabbè, lasciamo perdere 2 minuti e 40 di cretinate. Allora, che se no non sarebbe il mio video. Ah, prima di tutto volevo far vedere un nuovo taglio. Cioè, ragazze, se questo non è un taglio. Allora, fatti dallo. Cioè, allora la parrucchiera mi ha detto di hanno sta tutti in avanti. Non ho ben capito bene.
Allora, siccome me li sono lavati in piscina ieri sera e non me li sono asciugati, quindi non hanno un verso, quindi mi staranno così. Però mi piacciono molto, dietro sono molto corti, no, Romeo? Ora non saltare anche te, eh? Su. Cioè, vi dicevo, siccome mi saltano dalla finestra, mi vanno sul tetto, allora mi hanno belle chiappate le furci, logicamente. Allora, una gliel'ho bella elevata e domani gli comprerò l'antifurciarelle e poi, tanto insomma, voglio di... Gli si comprerà il front line. No, Romeo, amore tesoro, non si salta in finestra, scendere su. E così glielo do, insomma, vabbè, una pulciarella, niente di. Poi gliel'ho bella elevata, non c'avevano altro, sicché insomma l'ho presi sul tempo. Allora, via, tanto io ormai ho una conoscenza di tutte le ossa dei gatti. Niente, questo video doveva nascere teoricamente e farvi vedere due o tre cosine meravigliose che ho fatto, cioè meravigliose secondo il mio punto di vista, poi può anche essere che fanno schifo, però insomma a me piacciono tantissimo. E per farvi vedere un ordinino che mi è arrivato da Beading. Beading.com.pl, a me non mi riesce. Insomma, Beading, il sito polacco. Ecco, ora c'è anche Romeo e Romeo si struscerà la videocamera. Romeo, già che questi piedini non hanno un verso. Stiamo pendendo come la torre di Pisa? Sì, stiamo a pende. Scusatemi, ma cioè, tutte le volte i miei video sono un parto gemellare. Non è possibile. Ora pendiamo dall'altra parte, stupendo, meraviglioso. Oh Gesù, com'è difficile. Vediamo se a fa così loro sono più carmi. Scusate, ma qui secondo me crollo ogni cosa. Allora, ora sono ancora, il mio faccione è ancora più in primo piano per farvi vedere questo rossetto meraviglioso. Romeo! No! Cioè, ve l'ho detto, non si può girare un video. Io lo so che non si può girare un video. Ora farvi vedere. No, meraviglioso, mi si è belle staccata una osina. Vabbè, ce la rimetterò. L'ho appena fatta e quindi non l'ho chiusa molto bene e logicamente questo è quello che venivo a fare. Vabbè, allora, con queste meraviglie, cioè guardare la gatta dietro sul cassettone, stupenda. Allora, con queste basi super meravigliose, mi aveva mandato Valentina. Valentina oh, che sono di legno meravigliose, da una parte c'hanno i buoi e da una parte il legno grezzo. Io ci ho messo nel centro un cristallo e poi ci ho fatto tre. Scusate, no, dovevo starnutire, non ho starnutito. Cioè io secondo me ho iniziato tre discorsi e non ho finito neanche uno. Boh, allora, dei capelli ve l'ho detto, nuovo taglio, nuovo look, nuovo sprint, insomma, stupendi. Poi quando me li farò dal parrucchiere perché il 3, anzi il, oh Gesù, il 4 e il 5 andremo a Livorno 2 giorni con il mio fidanzato a festeggiare il nostro anniversario, 13 anni. E siccome poi a Livorno c'è la festa Effetto Venezia, che è ispirata alla Magna Grecia quest'anno, a me fa impazzire perché a parte ci sono 160.487 bancarelle, e quindi cioè già il mio conto non è più rosso di questo rossetto, però le bancarelle vanno viste. E con la scusa che andiamo, è il nostro anniversario, regalami qualcosa, gli ho detto. Lui mi ha risposto: sì, qualcosa ti regalerò. Quindi sicuramente c'è qualcosina da comprare, ci sarà. E poi insomma mi piace molto perché c'è un fottio di gente, poi ci sono gli spettacoli, insomma è molto divertente. E quindi andremo a Livorno il 4 e il 5, quindi il 3 pomeriggio andrò a farmeli dalla parrucchiera perché insomma bevo una messa in piega decente, cioè sembro un soprammobile, ora la mia gatta. Stupendo. E non ho rossetto sui denti, meraviglioso. Davvero, io non riesco a parlare, ho le stomatiti, troppo, cioè non riesco a parlare, già 8 minuti non ho detto niente, benissimo, vabbè, stringiamo. Praticamente niente, ho fatto queste stupendissime, stupendissime, mi sono andata in terra, ora sono più stupende. Ma però, meraviglioso, non si è rotto niente. Oi, oi, la mia nonna dice mani di burro, ecco, ha proprio ragione, sì. Vabbè, volevo far vedere da super vicino se metterà mai a fuoco. Ci ho fatto tutti i nodini a orefice, non ho fatto niente di particolare, ho preso un filo d'alluminio, un filo d'alluminio da 1 mm argentato, mentre questo, allora questi
in fondo sono con dei chiodini a testa tonda, però sono dei chiodini veramente pessimi. Cioè, mi dispiace perché me l'ha mandata una ragazza, però quando tu li vai a lavorare va via la copertura argentata e rimane dorato, come potete vedere dietro, che sono dorati praticamente e non mi piace per niente. E ho fatto anche quell'altro uguale, però insomma vabbè, sono identici. Quello che mi piace è che, no, meraviglioso, l'ho messo tutto del solito buco, cioè non è possibile. È che praticamente quando ci si muove dà questo effetto novità sempre perché gira un po', gira di qua, insomma mi piace molto. Poi volevo far vedere la sfera capriccio che ho iniziato da finire da metterci le coppette, perché non riuscivo a trovare delle coppette che mi piacessero, quindi ora vabbè, però sono stupenda, è stupenda veramente. Ho usato gli Acquamarina B e poi Jetta B, sono splendidi. Siccome avevo fatto male il conto, praticamente il verso sarebbe così, e alla fine mi è toccato fare questa chiusura, insomma questo disegno qui così, però insomma a me non me ne frega nulla, potrebbe anche essere voluta o una cosa di genere. Quindi mi piace tantissimo, considerando ci va 70 Swarovski, cioè veramente. Comunque stupenda. Poi ho fatto della serie per sperimentare, sempre con lo stesso sistema della sfera capriccio, ho fatto la palla capriccio. Eccola, la palletta capriccio. Questa sarà un portachiavi perché appunto pesa 1 kg. Ho usato le perline, ho comprato da Pandal, quelle mezze verdi craquelé e mezze rosa. Io sinceramente credevo rendessero di più, credevo fossero leggermente meglio. Oh, io mi fa male la schiena, mi tocca sta piegata perché ho messo la videocamera davanti e quindi tocca sta piegata. Non è una posizione strategica né più doppiamento, però insomma vabbè, tanto siamo tra persone, ormai ci si conosce. Niente, io sinceramente credevo rendessero leggermente di più, però insomma vabbè, non sono male, magari non per fare cose molto pregiate, ma questo qui come portachiavi secondo me è una cosa molto simpatica. E ci ho messo, invece che fare una chiusura con un filo argentato normale, avevo questo Artistic Wire rosso, bellissimo, e ci ho fatto questo cappietto sopra e sotto, quindi insomma, perché la mia idea era di fare tipo qualcosa che stesse così, però siccome non mi fa impazzire la palletta, cioè non mi piacciono tantissimo i colori, e quindi cioè, non è che, allora, mi piacciono le perline, sono molto carine, però quando si vanno a mettere insieme, secondo me perdono un po'. Comunque, vabbè, questa è un'altra creazione. Poi vi volevo far vedere, mi si è intrecciata ogni cosa, ma che avevate dubbi voi? Io no. Come avrà fatto? Ah, ecco. Allora, volevo far vedere, tanto per incasinare questo video, queste che mi ha regalato Daniela, la mia amica Daniela. Brillanti Devi, metterò il link o sotto nel video, insomma, qualche parte vi metterò il link al suo canale, che lei è a parte bravissima e meravigliosa, però guardate che spettacolo sono questi orecchini. Ha uncinetto, mi guarda uncinetto, mi rimetto e vi faccio vedere la finezza che hanno questi orecchini. Cioè, sono una cosa meravigliosa, perché io non mi ricordo se ve l'avevo già fatti vedere. Siccome il mio cervello sta andando in pappa, come si dice qui da me, allora me li rimetto e ve li farò vedere. Cioè, sono splendidi, fanno una figura, hanno una finezza, una delicatezza. Ora sembro anche una persona seria, quindi me li lascio. Quindi, bellissimi, bellissimi. E quindi niente, la volevo ringraziare e dirgli che li metto spessissimo perché mi fanno impazzire. Quindi, grazie Daniela. Poi volevo far vedere due braccialini Chanlu, stile Chanlu, che ho fatto. Allora, questo è fatto con le perle sempre di Pandal da 8 mm craquelé. Vi faccio vedere come sta. Come chiusura ci ho messo questa di plastica e mi ha mandato Donatella Vergari, che è una ragazza di Facebook che abbiamo partecipato a uno swap, e lei mi ha mandato delle cosine. Poi il problema è che dalla solita rincoglionita che sono, e Daniela mi, no, Daniela, Donatella mi scuserà, ma io l'ho miscolata con tutte le mie cose, cioè io non ci ho proprio pensato a fare il video, a fare la foto, perché le foto con questa videocamera non vengano, e quindi
Però i video, siccome non c'avevo la videocamera con me, mi mancava il caricabatterie, cioè io ho messo a posto le cose, quindi non mi ricordo più quello che lei mi ha mandato. Però c'era delle chiusure, c'era un braccialettino, ora se lo ritrovo magari ve lo faccio vedere, però al momento non ce l'ho sotto mano. Quindi, mano a mano che utilizzerò le cose che mi ha regalato lei, insomma, ve lo dirò. Allora, queste braccialette, a me piace tanto i bracciali in stile Shenlu, devo dire, mi piacciono tantissimo. Sono molto estivi, hanno un costo notevolmente ridotto e mi piace anche la chiusura invece del classico bottone, mi piace molto. E poi invece ho fatto Romeo, no Romeo, mettiti fermo, cioè, risaltava Romeo, aveva i dubbi. E poi ho fatto questa con i cristalli, però sempre acquistati da Pandal, i cristalli di vetro. Questa è a due giri, infatti potete ben notare, potrebbe essere anche una catenina, anche una collanina per chi ha il collo fine, non io perché ho il collo un maiale, ma ci ho messo questa come chiusura che mi ha mandato Ombretta e mi piace tantissimo. Poi siccome logicamente nella furia io avevo tagliato il filo troppo corto, ci ho fatto un'aggiunta in macramè praticamente per farci un cappietto, vi faccio vedere come sta. Se mi riesce, mettimelo perché io sono impedita per mettermi i braccialetti, veramente. Oh, Gesù, fare. Poi è tutto chiuso, sto a sudare, quindi non è proprio il massimo. No, non ce la farò mai. Non ce la posso fare. Ecco fatto. Allora, volevo far vedere la differenza dei due bracciali uno accanto all'altro. Molto carini, mi fanno impazzire. Vediamo, scusate, non capisco perché questa videocamera dopo un pochino diventa nero lo schermo, quindi non lo so. Scusate, sto morendo, una cosa allucinante. Sono molto carini e mi piacciono tantissimo. A due giri, secondo me, è molto carino. È solo un po' laborioso l'inserire le perline, però insomma, un po' per il resto è tutto ottimo. Allora, poi volevo far vedere l'uncinetto perché io sono una patita dell'uncinetto, faccio qualsiasi cosa tipo. Collanine, braccialetti, centrini, qualsiasi cosa. Romeo, dove cavolo ti vuoi mettere? La tua mamma. Ma ci stai fermo? Giù. Ora sto pendendo da quest'altra parte. Forse ora li siamo centrati. Vabbè, insomma, lasciamo che questo video veramente dura 67 minuti. Ci stai fermo? Ora te la riapro la finestra, ma mi fai finire di fare questo video veloce per favore? Deve essere un video veloce, è già 16 minuti Romeo, eh? Va bene? Che fammi morti? Ma mi dà un bacino. Allora, vabbè. No, ora su libri no. Cioè, no, non ce la posso fare. Allora, e allora io mi sono data all'uncinetto. Vi dico. Io avevo visto qualche tutorial, poi Anarella mi aveva mandato un paio di orecchini, aveva fatto lei all'uncinetto e quindi l'ho già rifatti, però ora non li trovo, io l'ho messo in una busta e non li trovo più, quindi logicamente, quelli avevo fatto io, quelli di Anarella sono al suo posto, però insomma, meraviglie delle meraviglie, io non ho delle, cioè io ieri sera stavo studiando un sistema perché volevo fare dei cerchi. Siccome però non ho praticamente dei, non so neanche come si chiamano, dei connettori, ora non so come sia il nome, che praticamente sono rigidi, allora io ho usato il filarmonico. Ora qui non si vede una cippa, però se volete vi faccio vedere come si fa, perché è stupendo, la cosa è meravigliosa, non viene un tondo perfetto, ma a noi non ce ne frega niente. Allora, questo è l'orecchino, io l'ho... L'ho irrigidito un attimino con il vinavil schietto da questo lato, mentre da questo non c'è niente. Il filo è un filo da 8 per fare il filet, però l'ho usato doppio con un uncinetto da 1,25 e è tutto a maglia bassa, quindi c'è anche veramente facilissimissimo, tutto a maglia bassa, si gira intorno all'anello che si crea con il filarmonico per fare insomma l'imbastitura della maglia bassa e poi ho fatto tre giri a maglia bassa. Questi sono gli orecchini. Poi per impreziosirlo un attimino,
Ho fatto questo qui, allora ho usato delle le roselline d'alluminio prese sempre da Pandal, qui ci ho messo un mezzo cristallo e qui ci ho messo una perla Swarovski, però non si nota un granché, e poi ci ho messo queste tre foglioline di acrilico, che sarebbe la lucite o lucite, non so come si dica in realtà, e sono veramente carine. Ora mi levo questo e vi faccio vedere come sta l'orecchino. È un tintinnino eccessivo, perché è praticamente 10 centimetri, però è stupendo. Ora vabbè, andrebbe messo dall'altro lato. Comunque è così, anche se sono delle belle piacelle, però non danno noia alla vista, cioè non sono troppo esagerate, e quindi a me piace tantissimo. E ho fatto questo, che se volete vi faccio un tutorial su come si fa questo schema, che è bellissimo. Ora io ho usato un filo di cotone massiccio, cioè non è proprio il massimo, però ce n'ho tipo 7-8 rotoli di tutti i colori, perché l'avevo presi a sconto dove stavano chiudendo e quindi avevo preso questi. Però lo schema è carinissimo. Praticamente si fa un cerchietto all'interno, si lavora 16 punti, 16 maglie basse, e poi si fa questi petalini, perché sarebbe un fiore a 8 punti, a 8 spazi interni, e ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lati. È un fiore a 8 lati, e poi per farlo rettangolare, ora volendo uno lo può fare anche così, che è anche più carino secondo me. Però siccome io avevo iniziato un altro progetto, poi ci ho pensato dopo che anche questo potrebbe essere carino come un orecchino, e quindi ora questo lo devo montare, devo vedere un attimino come viene, però se volete vi faccio vedere come si fa. Poi ho fatto, sempre con questo schema, perché io avevo iniziato questo schema di questo fiore, e vi spiego perché ci ho fatto questo discorso. Ora questo è un altro colore, perché ci ho fatto questo discorso qui dei quattro lati, perché praticamente per metterli, per attaccarli uno accanto all'altro, bisogna che abbiano una forma quadrata o rettangolare il centro, perché attaccarlo su il tondo diventa molto problematico. Quindi ho fatto questi angoli, e secondo me è proprio carino, cioè secondo me è carino anche come ciondolo, perché io sono pacchiana dentro, ecco perché. E quindi praticamente niente, io avevo iniziato questo progetto perché praticamente volevo vedere, creare delle cosine, perché ho da rinnovare due o tre canottierine che ho, che mi fanno veramente pietà e compassione. E siccome ho tantissimi rotoli di questo uncinetto, di questo filato molto carino, ho provato insomma a vedere come viene una fascia. Eccola qui. Allora, questa è la fascia, che è praticamente la fascia, diciamo, che è mezzo seno, diciamo, come no, sì, cioè con altri due fiori ho fatto praticamente mezzo busto, e poi devo fare la parte dietro. Poi si cuce sulla canottierina, ci si fa le bretelline, insomma ci si fa quello, oppure uno può fare una bretella sola, o sì, insomma si può sbizzarrire la fantasia. Poi se ma quando l'ho fatta vi faccio vedere come è venuto fuori, con tanta calma perché mi ci vorrà del tempo. Però questo era lo schema, e poi ci ho pensato dove poteva essere carino anche fare praticamente un componente per un orecchino, un braccialetto, quello che è. Poi volevo far vedere le ultime due cosine, e l'ordine di beading farò un altro video, perché mi sa che 21 minuti di ciane. Allora, io questo qui vorrei tanto farvi vedere come si fa, perché è stupendo. Stesso identico meccanismo del cerchio di prima, solo molto più piccolo. Potete ben notare, ora non so dove cavolo l'ho messo. Non l'ho, l'orecchio, dove l'ho? Ma, ecco. Praticamente c'entra dentro. Oh, potrebbero essere carini anche uno dentro l'altro. Oh, però sarebbero forti. Vabbè. Era sempre bianco come quello lì di prima. E ci ho fatto questo motivo, l'ho colorato a questo modo, con i colori marmorizzati che ho usato anche sulle perle, vi ho fatto vedere nel video precedente. Viene uno spettacolo, cioè veramente, a me mi fa impazzire, cioè è una cosa meravigliosa.
Godai che roba. Levinaville l'ho messo solo dietro e poi lo monterò, ci metterò una perla, qualcosa ci metterò. Stesso sistema, poi c'avevo dei connettori, mi aveva mandato Stefania. Grazie Stefania, sto lavorando anche per te e so che mi avete mandato tutti dei regali e io ancora non vi ho rimandato niente, però siccome io non ho mai tempo e poi la televisione mi distrae molto quando creo, quindi io per fare una cosa ci metto una vita e mezzo e poi il sabato e la domenica ho sempre da fare, quindi non mi possono mettere a fare quello che mi parrebbe, questa è la realtà. Però insomma ci sto lavorando e mi aveva mandato dei connettori a cuore e io ci ho fatto gli orecchini. Cioè, con questo filato avevo comprato dai cinese, che fa pietà perché è opaco, però coi Vinavi diventa lucido e quindi mi piace tantissimo. Ho fatto quattro, questi l'ho irrigiditi tutti e quattro. Praticamente la mia idea era quella di montarli così. Ora magari, vabbè, così, tipo uno sopra e uno sotto, magari intervallati così da un anellino in modo che si potessero muovere, che vadano a una lunghezza così, però poi per farli molto più eleganti, e questi non li ho inamidati perché li voglio sentire proprio morbidi, li ho fatti a un giro solo di maglia bassa e guardate che spettacolo. Di questo ho intenzione di farvi un tutorial perché ci sono delle piccole accortezze per far venire l'angolo centrale che bisogna stare un pochino attenti, quindi se vi fa piacere ve lo faccio. E quindi niente, reazioni, chiacchiere e interruzioni dei nostri svergognati ci sono state anche stasera. Io vi ho detto quasi tutto, ora girerò immediatamente successivo a questo il video degli acquisti di Billing. Anzi, sì, no, lo girerò perché poi ho intenzione di creare. Mi sto levando i braccialetti, ecco perché non mi sto guardando, perché mi fa caldo. Anche se insomma vabbè vi volevo dire quello che ho preso, però me lo posso dire anche ora, andiamo, tanto se no poi non ho tempo di caricare quest'altro video perché non so quando li potrò caricare e quindi facciamone uno solo sperando che YouTube, amico YouTube, caricameli. Quindi niente, volevo far vedere super velocissimamente quello che ho acquistato perché ho preso dei bagel da 3 mm, classici, insomma niente di nuovo, però ho preso e ve le faccio vedere velocissimamente le Super Duo perché secondo me hanno dei prezzi ultra convenienti, costano veramente pochissimo, mi ero stampata anche l'ordine e ve lo dico, allora, io ho preso tutti i 10 grammi, ho preso tanti colori, non ho dato retta a Marghe, che lei ha detto, dice magari di prendere meno colori ma più quantità, però io invece ho preso più colori perché non avendo mai usato le Super 2 volevo vedere un attimino come potevo trovare e quindi ho preso tanti colori, insomma, ho speso pochissimo perché ho speso 142 zloty, se fate conto che uno zloty è 25 centesimi, ho speso 30 euro e ho preso un monte di cose ho presente le Super Duo 10 grammi, costano da un minimo di 0,75 euro, scusate, ma a un massimo di 1,17 euro perché sono 4 zloty e 70, quelli un po' più particolari. Poi ho preso 11,0 e 8,0, quindi insomma tutte cose già viste, colori anche già visti. E ho preso un po' di 11,0 Milky perché mi fanno impazzire. E ora vi faccio vedere le Super Duo, anche se Romeo ha visto tutte queste bustine, già si è alzato, vero amore della mamma? Fammi finire questo video, non ti strusciare alla videocamera, ti prego! Allora, Romeo, sta fermino! Boh, l'ho prese tutte, le su, oh giù! Romeo, basta, mi butto in terra la videocamera, ti scuoio, eh! Erano detto fatto, il che vi ho detto mi butta in terra rognosa questo gatto. Vabbè, facciamo così. Allora, scusate, ma ci si vuole fare. Intanto uno scapaccione a Romeo perché ci sta bene. Allora, scusate, fatemi svolgere il cavalletto. Intanto, vedi, ha fatto danno, questo è uno scapaccione, ora si mette a sedere, ma che è un bambino. Allora, questo è l'ordine di Beading, almeno lo vedete. Cioè, non è che ho preso tantissime cose, ho preso le bagel per rifare le mie spirali, che sono queste.
le mie spirali meravigliose dal tutorial di Annarella, perché mi fanno impazzire, sono bellissime. E l'ho presa. Vieni Romeo, vai sulla sedia, va? Bravo. Cioè, non aspettava altro. Guardate, che disgraziato. Allora, volevo far vedere queste sante benedette super duo, se ci si fa. Allora, queste sono l'Aster White, il 255028, è un bianco perlato molto bello. Poi ho preso queste, i colori sono molto fedeli in video, meno male, che è il blu turquoise, il numero 255011. Poi ho preso queste, che è il Crystal Heliotrope, il 255031, e sono splendide, praticamente un lato è argentato e un lato è di questo colore meraviglioso. Vediamo se metto a fuoco. Sì, evviva! Bellissimo. Poi ho preso due confezioni di queste, delle Luster Metallic Amethyst, il 255003, che sono anche quelle che ha usato Marghe. Sono bellissime, mi pare, no, una confezione, scusatemi, ne ho due. Ho preso le classiche nero opaco e sono queste, le matte jet, classico nero opaco. E poi l'ho prese anche lucide, che è il, non è un nero, ma è un blu iris jet, ma insomma è un nero, sembra quasi nero. Poi ho preso le matite. Poi questo, il codice delle matite è il 255002. Poi le Aquamarine Celsian 255023, che è questo verde mare molto carine. E due confezioni di Apollo. No, no, ragazzi, non ho preso due confezioni di niente. Non è possibile. Boh, saranno sotto a qualcosa. Ho trovato un altro pacchetto intanto, mentre stiamo a fanbacello. Sì, vabbè, saranno andate da qualche parte. Allora ho preso le Apollo Gold 255030, perché a me questo colore mi fa impazzire anche dai mezzi cristalli, che li compro sempre. E il Copper Topaz, il 255025, sono queste, cioè sono bellissime. Da un lato è rame e da un lato è copper, è topaz, scusate. E poi queste, le Luster Metallic Blue, che è il 255024, e è questo colore veramente molto bello. Ma io avevo preso qualche altra cosa, eccole qui, le Picasso, le Turquoise Picasso, sono bellissime, e è il 255001. E poi basta, vabbè, ho preso le 110 Galvanized, ho preso un po' di Milky, un po' di 80, un altro super duo che è questa, mi era rimasta fuori, è l'Emerald 255016. E loro mi hanno mandato come sempre due regalini che io apprezzo tantissimo, molto più, io apprezzo molto di più questi delle mischierate che manda Perles & Co, devo essere sincera, perché ho fatto un ordine anche da Perles, ma cioè, se non fosse ce l'hanno quasi solo loro delle cose, secondo me su alcune cose peccano. Cioè, io avevo due regalini da 15 euro, mi hanno mandato un filettino di camoscio e poi quattro perle di plastica, cioè veramente. Anche se questo sarà mezzo grammo, però non me ne frega nulla perché le perline si utilizzano sempre. Questo è TR11133, che io ce l'ho, questo è il Lavander, non mi ricordo il nome, però io ce l'ho queste qui e quindi è perfetto. E poi queste, che è l'1184, mi sembra 110 e questo bel colore, molto cangiante. E basta. Quindi, piazziamoci così, vediamo. Io mi sono mai. Ah, bellissimo, vengo tutta nera con la luce dietro. Ah, meraviglioso, perfetto. Quindi niente, il video finisce qui. Video super movimentato. Non so se devo fare qualche taglio, ora vediamo un attimo. Il rossetto, a parte qui, che io quando parlo mi va via tutto il rossetto dai lati della bocca, quindi non me lo metterò mai più ai lati della bocca. E quindi, insomma, vabbè, per il resto tutto a posto. E spero vivamente di fare velocissimamente un altro video, tipo nei prossimi giorni, vi farò qualche tutorial, perché poi ho da farvi vedere come si fa la lavorazione a boccoline sulla borsa, perché è meravigliosa. E quindi, insomma, quando ho un pochino più di tempo, ora quando sarò in ferie tra una quindicina di giorni, finalmente avrò tempo, insomma, di dedicarmi a video e a tutto quello che ho da fare. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio grande e al prossimo.